Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel canale di Mimmo Refrige. Allora ragazzi, finalmente ci siamo. Simulatore VLDC. Ho fatto anche un altro video, adesso faccio vedere. Insomma, ce ne sono altri due video dei simulatori. Questo è il terzo simulatore VLDC in fonte switching. E intanto accendiamo così vediamo se funziona. Allora, diamo alimentazione. Sta cadendo tutto. Allora, vediamo un po'. Andiamo il led. Eccolo qua. Il LED del feedback. Allora, il simulatore è molto molto semplice. Ovviamente, adesso vi spiego la fonte lineare, ma scusate, fonte switching, ma prima di arrivare a questo vediamo gli altri simulatori che qui abbiamo. Questo simulatore qua, che è il primo che ho realizzato e postato anche il video. Questo è il simulatore, eccolo qua, c'è tutto scritto in modo che poi dai colori, poi ovviamente non dovete sbagliarvi quando lo dovete collegare. Allora, intanto volevo dire che questo è un simulatore per motorini di ventilazione, unità esterna, condizionamento di ultima generazione, e vi faccio vedere di cosa stiamo parlando. Di cosa stiamo parlando? Eccolo qua, qui ce n'è un altro. Vediamo un po'. 300. Eccolo qua. Se riesci a mettere a fuoco, eccolo qua, DC 310 volts, 30 watt. E qui abbiamo i 1000 giri al minuto, i RPM sarebbero. Qui abbiamo il diagramma del motore dove ci dice tutti i colori e abbiamo la VGND che sono a 310 volt. Poi al centro abbiamo la VCC, la 15 volt. Abbiamo il PG che in pratica è il controllo della velocità e il feedback. Va bene, sono motorini a 8 poli, all'interno hanno 8 avvolgimenti, sono magnetici. Sono magnetici. E se ho qualche altro motorino, vediamo un po' se riesco a toglierlo. Vi faccio vedere un po' l'interno come. Qui dentro poi ci sono, questa è tutta calamita, sono tutte calamite queste qua,
E all'interno qui ci sono degli avvolgimenti che sono sicuramente coperti dalla resina. Dovrebbe essere una, due, tre. Allora, chiamiamo così: una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Ecco perché viene chiamato otto poli. Qui ve ne faccio vedere un altro aperto. Ecco tutti gli avvolgimenti. Là sono coperti di resina. Qua ci sono tutti gli avvolgimenti. Questo è un altro motorino che ho tolto, si era rovinato. Vi faccio vedere all'interno c'è questa schedina. Ok, tutti i motorini BLDC a 5 fili hanno questa schedina all'interno di cui hanno l'IPM. Ok. Tutti i motorini BLDC a 5 fili, poi hanno l'IPM in cui vanno poi le tre fasi, escono le tre fasi, qui va a 310 volt e qui escono le tre fasi che fanno poi girare il motorino. E questo è il classico IPM, qui vediamo quello grande, eccolo qua, quello grande che va sulle schede, fa girare il compressore. Vedremo un po' se riuscirò a farlo anche in simulatore per i compressori. Comunque, va bene. Questo, ripeto, sta all'interno di tutti questi BLDC, questi motorini BLDC a 5 cavetti. Quelli invece BLDC a 3 cavetti hanno l'IPM sulla scheda madre. Ok? Allora, vi ho fatto vedere questo simulatore. Dicevo, questo simulatore qua, il primo che ho fatto, semplice, potenziometro, interruttore, accensione e spegnimenti, 5 fili, non ha niente all'interno, cioè non c'è un trasformatore all'interno, non c'è una corrente molto alta e ha una tensione sempre di 15 volt, 110 volt, c'è uno schema molto semplice, senza trasformatore e quindi non ha una potenza di amperaggio alta. E quindi diciamo non serve perché loro diciamo hanno un 40 watt di potenza, però se capita per esempio un dual, un trial che hanno una ventola più grande, questi simulatori, questo simulatore qua non ce la fa. Comunque trovate, se andate nella playlist, nel canale, andate in playlist, troverete la cartella simulatori, troverete anche lo schema di questo simulatore. Molto, ripeto, molto, molto semplice e veloce da costruirlo con componenti riciclati. Poi abbiamo il secondo simulatore realizzato ultimamente. E trovate sempre nella cartella, ho fatto anche il video nella cartella playlist, trovate il nuovo simulatore BLDC. Come vedete qui abbiamo i vari cavetti: cavetto blu feedback, il cavetto grigio controllo della velocità, il cavetto questo qua bianco 15 volt e nero e rosso positivo 300 volt. Questa che vedete qua è una PTC potenziometro, i due LED che servono in tal caso la 310 volts e va in corto, riscalda la PTC che alza il valore di resistenza per poter salvare le tutta, diciamo, i componenti, tutti i componenti interni. Abbiamo il buzz che per la 15 volts, quando va in corto, cioè, se in, cioè, sta in corto la 15 volts sul motorino, suona il buzz.
ha un trasformatore, il classico, il vecchio modello, quei trasformatori, vi faccio vedere se ce n'è uno, senza aprirlo. Vediamo un po'. Vabbè, diciamo il trasformatore, il classico, quello lineare, di fonte, ha una fonte lineare. Niente, non trovo il trasformatore. Va bene, non fa niente. Va bene così. Vabbè, comunque, chi sa di cosa sto parlando. E ripeto, il video che ho fatto, faccio vedere anche l'interno, un po' come ho fatto. Non c'è lo schema elettrico al momento. Potrei anche, vedrò un po' come fare, perché vorrei rilasciarlo sotto il video tramite PDF, ma non lo so fare. In realtà lo schema c'è, perché comunque l'ho fatto, altrimenti senza schema come faccio? Va bene. Dall'altro, questo qua invece che vedete che sta girando è un simulatore, di fonte lineare. Scusate, di fonte switching, differentemente da quello là che fonte lineare, quello là che ho appena lasciato, il video precedente che vedete nel nuovo simulatore che trovate nella cartella playlist, nella cartella simulatori, quello è fonte lineare, ok? Anche lì potete trovare componenti riciclati, è molto semplice da realizzare. Questo qua. Mentre invece questo che è switching, questo potete comprarlo. In realtà io ne ho un altro qua, eccolo qua. Questo potete comprare su AliExpress, magari vi lascio il link sotto in descrizione dove potete reperirlo, ma lo potete anche comprare su eBay, insomma lo trovate un po' dappertutto. Questo, ragazzi, costa 2 euro, molto molto, diciamo, semplice, e 24 volts 2 ampere. Adesso io questi me li trovavo e l'ho fatto con un trasformatore di 24 volt, ma voi potete comprarlo direttamente 15 volt, ok? Perché quello che serve a voi è la 15 volt in uscita, ok? E niente, è molto semplice. Come vedete, abbiamo il ponte diodo, che è questo. E poi abbiamo il condensatore di potenza, abbiamo un condensatorino piccolo che serve per l'accensione dell'alimentazione dell'oscillatore, che vediamo qui sotto c'è un oscillatore. Abbiamo il MOSFET, che è questo qua, raffreddato con placchetta in alluminio. E abbiamo poi la parte di trasformazione, questa diciamo che è la fonte primaria. Poi abbiamo trasformatore, abbiamo il fotoaccoppiatore con un transistor, che diciamo è la parte feedback. Poi abbiamo questo diodo di alta frequenza e due condensatori. È fatto abbastanza bene. È fatta abbastanza bene per quello che costa. Ripeto, ho pagato 2 euro, 2,50 euro, una cosa del genere, su AliExpress. E niente, insomma, doverlo comunque costruire, no, si spenderebbe anche di più e ci vorrebbe un sacco di tempo, anche se gli alimentatori switching e i calcoli per fare poi il trasformatore è un casino. Vabbè, allora andiamo direttamente a vedere come è lo schema molto semplice di questo simulatore. Allora, intanto vorrei dire una cosa. Vorrei dire, siamo a Natale e quindi io ovviamente il video lo faccio qualche giorno prima. Io vi do comunque gli auguri di Natale, buone feste a tutti. Sono veramente contento di quello che sto facendo, e
e aiutando un sacco di persone che mi fanno i complimenti dai video che faccio, le riparazioni anche sull'asciugatrice e altri, diciamo, e altri video che sono utili, diciamo. E niente, sono veramente, veramente contento di tutto questo. Spero che potrò continuare in futuro. Allora, andiamo avanti. Volevo anche, scusate, però visto che mi trovo, volevo anche ringraziare tutti quelli che mi fanno i commenti sotto, perché ragazzi è importante anche avere dello stimolo, quindi ringrazio, mi date lo stimolo quando andate a commentare, commenti positivi, mi date lo stimolo per continuare a fare video. Va bene. Allora, proseguiamo subito allo schema. Intanto conviene togliere qui, diciamo, in serie possiamo mettere altri tre ventilatori. Funziona comunque perché abbiamo questo piccolo alimentatore switching è da 2 ampere, quindi ce la fa anche se mettiamo due o tre ventilatori uno a fianco all'altro. Quindi è uno schema semplice ma molto potente. Allora, poi dall'altro volevo dire che voi non è che per forza dovete prendere i 2 ampere, potete prendere anche l'1 ampere, va bene comunque. E quindi lo pagate ancora di meno, oppure potete prendere anche superiore 3 A, 4 A, nessuno ve lo vieta, si può fare benissimo lo schema. Allora andiamo a togliere allora, sposto sempre sotto in modo che man mano che vado a fare il disegno, no? Prendiamo spunto riferimento ai componenti che ci sono, ok? Ok, sto cercando di trovare un gesso. Allora, ragazzi, abbiamo il nostro power supply, trasformatore, fonte, switching. Quindi abbiamo la 220 volts alternata corrente, poi qui entra la corrente, poi troviamo tutto quello che ho elencato prima. Ponte diodo, insomma, tutta la parte primaria, MOSFET, condensatore, tutta la parte prima finché poi usciamo. Questo è da 24 volts. Vabbè, faccio un piccolo disegnino giusto per facciamo così. Facciamo il ponte diodo e qui abbiamo poi il trasformatore che facciamolo così. Facciamo così. Abbiamo il condensatore che è questo qua. Abbiamo vediamo un po'. Quindi continuando abbiamo il ok, questo è il trasformatore. Quindi da qua poi andiamo
al MOSFET è il nostro oscillatore. Ok, quindi abbiamo il nostro oscillatore con il MOSFET. Qui abbiamo il condensatore, che è questo qua. Questa è tutta la parte primaria, e poi abbiamo il secondario con il diodo. E due condensatori. Abbiamo fatto, ragazzi, abbiamo fatto una cosa semplice. Abbiamo fatto uno schema semplice. Allora, questo schema che ho fatto, volevo fare più piccolo, è tutto, diciamo, la parte switching, ok? Quindi poi, diciamo, va a switchare, e qui abbiamo la 24 volts in diretta corrente. Ok, questo è questa parte qua, lo switch. L'ho fatto un po' grande, vabbè. Adesso, adesso noi lo dobbiamo portare a 15 volts. Ripeto, voi potete prendere il 15 volts, che non c'è bisogno di mettere un regolatore di corrente come ho fatto io. Quindi questo è un regolatore di corrente. Quindi da questo passiamo, vediamo se sposto un po' più qua. Passiamo al regolatore di corrente. Vediamo se lo faccio qua, si vede. Quindi il regolatore di corrente, e questo qua è un PNP. PNP, quindi abbiamo qui sul GND e VCC. VCC lo portiamo al positivo, questo è il negativo, ok? Questo è il negativo e questa è l'uscita. Quindi da qui avremo 15 volts. Quindi questo qua, in pratica, questo regolatore di corrente è un 7800, no, 7815. È un 7815. Vediamo un po'. Esatto, è un 7815. Quindi è, diciamo, è il regolatore di corrente. Però io vorrei farlo un po' migliore così. Allora, lo scrivo qua 7815. Ok? Quindi abbiamo un regolatore di corrente 7815, in modo che la 24 volt esce, abbiamo in uscita 15 volts, e da questi 15 volts, abbastanza semplice, andiamo a quindi allora mi sono perso un po' perché non so da dove incominciare. Abbiamo questi 15 volts, ok? Quindi di qua abbiamo negativo e positivo, va bene? Quindi per fare il feedback, poi la 310 volts la vediamo dopo, perché poi ci serve anche la 310 volts. E quindi quella la possiamo prendere direttamente da questo condensatore. Adesso abbiamo la 15 volts, quindi per fare il feedback è abbastanza semplice. Anzi, passiamo al controllo di velocità. Per fare il controllo velocità prendiamo un potenziometro, in questo caso